Ciao ragazzi, avevo già presentato questo video unboxing all'interno del mio canale Instagram, ma considerando la qualità assoluta di questo cofanetto, considerando anche la qualità artistica assoluta dei film che questo cofanetto contiene, mi sembrava opportuno ricreare un contenuto anche per il mio canale YouTube. Una questione di stile. Cofanetto che contiene 6 capolavori del regista Wong Kar-wai in alta definizione. Cofanetto realizzato da CG Entertainment nel corso di un'operazione di startup. Ho già parlato appunto dei progetti startup di CG Entertainment, comunque vi lascio ancora il link della loro pagina Facebook qui nelle info del video. Io amo follemente il cinema di Wong Kar-wai, regista che ho adorato dai tempi di In the Mood for Love, film che ho ancora in collezione in edizione e DVD, ma diciamo, parliamo di un regista che si avvale di un comparto tecnico veramente superlativo e i suoi film in alte definizioni, secondo me, gli rendono molto più giustizia rispetto a una classica edizione SD. Devo dirvi questa cosa con tutta onestà: qualora dovesse esistere l'Oscar che va a premiare la migliore edizione a un video dell'anno passato, probabilmente questo si aggiudicherebbe la mia personale statuetta d'oro, perché veramente 6 capolavori di Wong Kar-wai in un unico cofanetto per me è qualcosa di veramente emozionante. Tra l'altro, adesso vedremo nel dettaglio appunto il contenuto del box. Comunque, box che riprende lo stesso formato di Battle Royale. Anche di Battle Royale ho fatto un video sulla mia pagina Instagram, però appunto lo andrò poi a riproporre prima o poi anche qui su YouTube, proprio perché sono edizioni, secondo me, appunto, che meritano più di un'attenzione. Detto questo, direi che ci possiamo spostare e analizziamo un attimo insieme tutto quello che è il contenuto di questo bellissimo cofanetto. Ecco qui come si presenta il nostro box, un cartone assolutamente rigido, bellissima qualità di stampa su base opaca, anche qui una bellissima artwork, qui appunto l'elenco dei 6 film contenuti, nel retro appunto un design assolutamente minimal, con appunto il numero di coppia, proprio perché tutte queste startup proposte da CG Entertainment sono numerate. E qui vediamo poi un po' tutti i lati. Ecco qui, e qua abbiamo il suo bel titolo. Andiamo dunque un po' a scoprire il contenuto. Allora, qui come prima cosa troviamo 6 cartoline e una appunto per ogni film. Allora, partiamo con la prima, As Tears Go By. Qui su base lucida. Questa appunto la prima. Poi il bellissimo In the Mood for Love, questo è veramente, ragazzi, un capolavoro estremo del cinema. La terza cartolina, Days of Being Wild. Poi la quarta, Happy Together. Ho visto, ecco, tutti questi film, vi assicuro comunque che è uno di quei registi Wong Kar-wai che va analizzato, ecco, nella sua interezza delle opere. Ma tutti questi 6 film sono veramente chicche assolute. Bellissimo questo film, Angeli Perduti. Questo veramente un grandissimo, grandissimo film. Tanto mi piace tantissimo questa immagine. E poi il bellissimo Hong Kong Express. Cartoline assolutamente anche queste di ottima qualità, bellissime stampe. Andiamo poi a vedere il resto del contenuto. Allora, qui abbiamo un elenco che contiene appunto nomi e cognomi di tutti i crowdfunders appunto che hanno sostenuto, aderito al progetto. Ecco qua. Poi qui dietro abbiamo anche ancora un elenco dei 6 film con le varie tracce audio. L'italiano vediamo che appunto è presente in DTS HD Master Audio in tutti i film. Veramente poi insomma avere
il proprio nome all'interno di questo elenco, insomma, per me è sempre una bella soddisfazione. E poi andiamo a vedere i due box, appunto sono due box, uno per ognuno contiene tre film ciascuno, li vediamo appunto uno ad uno. Allora, partiamo con il box 1, ecco qui, anche qua vediamo una bellissima stampa su base opaca. Questo appunto contiene i primi tre film, ve lo faccio poi vedere anche senza rovinare niente ovviamente nella sua interezza. E qua appunto abbiamo poi il titolo appunto. E poi qui andiamo a vedere i tre film contenuti. Bellissima, insomma, cover. È molto bello anche il design assolutamente minimal dei titoli di vari film. Io come sempre apprezzo tantissimo il design minimal, mi avete sentito dire questa cosa a più riprese, ma appunto è la verità. Ecco, mi piace proprio questo stile di grafica. Vediamo appunto il secondo box. Ecco qui. È assolutamente una bellissima grafica anche per questo. Qua poi andiamo a vedere gli altri tre film. Ecco qua. Assolutamente direi un ottimo prodotto. Vediamo qui appunto nel dettaglio tutti titoli con una bellissima grafica, veramente un ottimo cofanetto, veramente un pezzo che a me piace tantissimo, di cui sono estremamente soddisfatto. Vediamo quindi il nostro consueto riepilogo. Appunto abbiamo i due box che contengono i sei film. Poi abbiamo l'elenco appunto dei partecipanti al progetto, le sei cartoline, una per film e il suo bellissimo box che contiene un po' tutte appunto le opere del regista. Detto questo, appunto, spostiamoci per le mie considerazioni finali. Promuovo dunque a pieni voti questo cofanetto. Mi piace veramente molto il formato di questo box, secondo me ha un bellissimo impatto, una bellissima qualità. E, tra l'altro ve lo faccio vedere a fianco dell'altro, ecco, startup Battle Royale, che come ho già detto ripresenterò anche questa nei prossimi video, che secondo me sono edizioni veramente suggestive da libreria, mi piacciono veramente tantissimo. Mi auguro che questo formato effettivamente venga mantenuto anche in future startup, appunto per cofanetti, qualche limite, proprio perché mi piacerebbe insomma completare un po' una mensolina con varie edizioni appunto di questo formato. Detto questo, come sempre, se vi interessano argomenti legati al collezionismo video o al cinema a carattere generale, seguite il mio canale perché cercherò sempre di portare contenuti interessanti. Con questo è tutto, un saluto e ci vediamo al mio prossimo video.